settembre 2022 è la manifestazione nazionale di Legambiente, per Puliamo il Mondo. Allora, siamo alla 30ª edizione. Oggi è la 30ª edizione di Puliamo il Mondo. Siamo qui al liceo artistico Petrocchi per fare una pulizia in tutto intorno al liceo e poi anche lungo il bordo della strada, perché tanti cittadini civili gettano e buttano rifiuti di ogni tipo dal finestrino dell'auto. Veramente da incivili, eh? Continuiamo su questa strada perché con il liceo artistico Petrocchi collaboriamo da tempo con tutti gli studenti e i professori per tutte le problematiche ambientali. Due batterie, queste dove le trovate? Dietro le macchine lì al parcheggio. La gente non sa proprio cosa fare se non lasciare queste cose in mezzo all'ambiente. Mi preme sottolineare l'importanza di queste giornate, dove in pratica si vede che tanti piccoli comportamenti virtuosi ne fanno molto di più di un singolo comportamento grande. Sono tanti piccoli comportamenti che fanno sentire il territorio più nostro, perché comunque è un territorio che ha bisogno della cura delle persone che ci vivono. E questo mi preme ringraziare molto i volontari di Legambiente, che non solo oggi ma quotidianamente hanno a cura il nostro territorio. Un momento di senso civico, tra l'altro, in un contrasto tra quello che stanno facendo i ragazzi e quello che è stato fatto alla scuola. Sì, davvero. Allora, i ragazzi adesso con Legambiente partecipano al progetto Pulisci il Mondo e sono qui a ripulire tutti i giardini che circondano la scuola, il ciglio stradale, eccetera. E noi siamo costretti a subire le vessazioni e la violenza di alcuni vandali che hanno deturpato la facciata della scuola. Che effetto fa quando si arriva effettivamente sul campo e si vedono tutte queste cartacce? Le persone veramente non pensano all'ambiente, non pensano a quello che toccherà a noi poi, perché non penso sia una cosa giusta né per noi né per l'ambiente che tutte queste cartacce vengano buttate anche dalle macchine, da qualsiasi cosa. Ci sono tanti cestini, tanti posti dove poter riciclare queste cose e non viene fatto, magari per pigrizia, semplicemente senza aver voglia di tenere un attimo all'ambiente, perché è la nostra casa.